Benvenuti anche questa volta sulla pagina C'è Splendore della Fondazione Teatro Fraschini, sempre con la cultura che cura e la voce alle associazioni, alle realtà del nostro territorio. Oggi siamo in compagnia di un organismo che con il Teatro Fraschini collabora. Diciamo che è una particolarità abbastanza inusuale, nel senso che la nostra città vive di realtà spesso molto separate che agiscono con grande entusiasmo. In questo caso la Fondazione Teatro Fraschini ha un rapporto continuato e proficuo con il CSV, ovvero il Centro di Servizio per il Volontariato. Parliamo della Lombardia Sud perché c'è, in quanto a CSV, una suddivisione nella nostra regione. I territori sono più di uno, poi spero di non sbagliare e mi correggeranno i nostri ospiti che sto per presentarvi, Pavia, ma anche altre città come Cremona, Lodi e Mantova, che sono coinvolte. Ecco, che cos'è il CSV? Dico io due cose brevissime, ma i nostri ospiti approfondiranno l'argomento. Lavora con il territorio, i territori a questo punto, al servizio della comunità. E dagli anni 2000 c'è un coordinamento regionale. Oggi abbiamo il piacere di avere la presidente Luisella Lunghi. Buonasera. Ma con lei c'è anche Maria Piccio, che è la figura di coordinamento dell'area cultura, e Luca Mocchetti, che si occupa invece, è il referente della comunicazione. Buonasera a tutti. Buonasera. Bene, io partirei, partirei subito con Luisella Lunghi, perché insomma arriviamo da un periodo molto difficile, che in realtà è parzialmente superato, come ben sappiamo, siamo in un'estate molto particolare, però ecco, vorrei capire quali sono state le azioni che il CSV ha condotto durante il periodo più duro, cioè quello pandemico. Sì, certamente. Grazie, grazie per questa opportunità. Colgo l'occasione per ringraziare ancora il Teatro Fraschini, perché è vero, c'è questa collaborazione che è sfociata negli ultimi 2 anni in un bel momento di chiusura del Festival dei Diritti, che io ricordo con molto piacere e con una certa dose di emozione, visto insomma il periodo particolare e i nostri progetti futuri. La nostra intenzione però è quella di non fermarci, così come abbiamo fatto durante questi mesi. Diciamo che nel panorama della regione Lombardia, che è stata naturalmente, come sappiamo, molto colpita, in particolare tutti i nostri territori che fanno parte di Lombardia Sud sono stati, ahi noi, l'epicentro un po' di questa pandemia, in modo particolare il Basso Lodigiano, ma subito dopo Cremona. Quindi diciamo che abbiamo avvertito da subito la necessità di fare una riflessione su come potevamo continuare a lavorare a fianco e a sostegno delle associazioni. Tra l'altro, proprio nel momento in cui si è sviluppato e c'è stata la prima grande allerta, noi avevamo iniziato un bellissimo corso di formazione con le associazioni del territorio lodigiano ed eravamo proprio a Codogno la sera precedente. Quindi diciamo io ho dovuto, anche per una questione naturalmente di onestà, mettermi subito in quarantena in un certo senso come certo, la nostra operatrice di Lodi. Però la domanda che ci siamo subito fatti e a cui abbiamo dato una risposta, credo, davvero immediata, è stata quella di assumere la responsabilità di cittadinanza attiva, che in quel momento voleva dire stare fermi. E quindi una delle prime cose che abbiamo fatto e su cui tutto il consiglio direttivo è stato unanime era quello di fermare e chiudere i nostri uffici come accesso al pubblico, il che non ha significato una chiusura delle nostre attività, ma semplicemente un cambio di modalità. Devo dire che la fusione di 4 territori, che è
fatta da molti, vissuta in modo anche un po', come dire, non sempre positivo, ci ha messo però in questi 2 anni in una dimensione di flessibilità, nel senso che abbiamo imparato a lavorare in modo molto più flessibile e per fortuna ci eravamo già dotati di mezzi di strumentazione che ci hanno permesso di poter attivare, come la normativa tra l'altro suggeriva, il lavoro agile, il lavoro da remoto. Questo ha permesso appunto la continuazione delle nostre attività, che come qualcuno che ci conosce meglio sa che si sviluppano su 4 grandi aree. Quindi noi abbiamo l'area dell'organizzazione, l'area della cultura, della cittadinanza e dell'animazione territoriale. E anche qui qualcuno potrebbe chiedere, ma come avete fatto a fare animazione territoriale stando a casa? In realtà la risposta è stata anche suggerita dalle nostre stesse associazioni. Diciamo che quelle più strutturate, quelle che magari insomma avevano già da tempo pensato di rinnovarsi anche da un punto di vista tecnologico, hanno da subito capito che si poteva raggiungere la loro utenza anche in altro modo. Certo. Certamente i primi tempi sono stati faticosi per tutti, però insomma bisogna un po' prenderci la mano. Sì, quindi come tutti un po' ci si è attivati con gli strumenti che fortunatamente non solo in ambito di volontariato e associativo, ma penso solo alla scuola che è stata messa a dura prova, però con dei risultati positivi, credo, insomma, una spinta in avanti anche nell'utilizzo dei mezzi tecnologici. Ecco, io vorrei chiedere subito invece a Maria Piccio, che si occupa invece del coordinamento delle attività culturali, adesso durante questa estate è partito un nuovo progetto che ha un nome molto curioso, molto stimolante, che è Innesti Inattesi. Che cos'è? Di che cosa si tratta? Dunque, Innesti Inattesi è un po' il frutto di un percorso che abbiamo fatto come gruppo di operatori impegnati nell'area cultura. È una rubrica di narrazioni. Diciamo che nel momento del lockdown, appunto, come CSV, come appena ricordato adesso la Presidente, sono stati messi in atto molti servizi anche proprio di sostegno e accompagnamento alle associazioni, per esempio, per comprendere come stare dentro la normativa, continuando a fare le attività piuttosto che trasformare le attività. E come area cultura? L'area cultura, diciamo, ha un po' la finalità di sostenere anche la riflessione culturale nei territori, di costruire produzione culturale con le associazioni, con gli enti del terzo settore, e quindi ha un pochino, diciamo, una funzione di sollecitare la riflessione intorno alle pratiche. E nel mese di marzo, quando abbiamo iniziato un po' a interrogarci anche come al meglio reinterpretare la nostra funzione in questo momento storico, sentivamo il desiderio di osservare quello che stava accadendo in termini di energie, di movimenti e di esperienze di solidarietà e di dare voce a queste esperienze, perché ci sembrava di vivere, ci rendevamo conto che nolenti volenti tutti stavamo facendo un'esperienza collettiva, ma parlo come cittadini, come società, un'esperienza di rispetto delle regole, di anche attenzione agli altri, perché il fatto che dovevamo comunque stare in casa per proteggere anche i più fragili, quindi tutta questa cura, no? Anche delle fragilità, e quindi lo stare fermi e non vedersi fisicamente con gli anziani, con le persone più fragili, proprio per evitare di far accrescere il contagio. Questa dimensione quindi un po' della cura ci aveva interrogato tanto. E ci chiedevamo, chissà se questa cura, chissà se questi sentimenti anche di, in un certo senso, di comunità che ci sembra di vedere e di vedere più forti di prima, chissà se dureranno, chissà se metteranno radici, chissà se avranno una prospettiva, se diventeranno qualcosa che si che lascia un segno e che ci fa crescere come comunità nel futuro,
quando l'emergenza sanitaria avrà fine. Mi permetto di interromperti, di dire che sì, è stato un sentire comune, perché anche noi su questa piattaforma e su questo luogo di C'è Splendore abbiamo pensato alle stesse cose. Quindi diciamo, quando dicevo all'inizio, caso abbastanza raro ma proficuo di anche nostra collaborazione, non di oggi ma che arriva da lontano, che abbiamo probabilmente un comune sentire in questo senso, no? Infatti ci sono delle belle affinità. E quindi questi innesti che cosa sono? E quindi questi innesti, a un certo punto dicevamo, dobbiamo mettere al centro la narrazione. È importante dare parola a queste esperienze, questi movimenti che vediamo. In particolare stavamo cogliendo su tutti i nostri territori una serie appunto di movimenti, di energie, di partnership, di collaborazioni, alcune proprio inedite, tra organizzazioni, tra enti e organizzazioni, realtà diverse, anche che coinvolgevano gruppi informali di cittadini. Altre erano invece magari progettualità o reti che già esistevano, che lavoravano insieme, ma che si sono trasformate con anche molta, diciamo, grinta, con anche molta passione. Quindi dentro questo, diciamo, movimenti di solidarietà che si stavano costruendo e si stavano esprimendo con forza ed energia, anche con molta serietà sui nostri territori, abbiamo detto proviamo a incrociarle e metterle al centro, cioè diciamo costruire quindi una nuova rubrica che appunto è Innesti Inattesi, sì, di cui poi appunto anche vi racconterà anche il mio collega Luca, che mettesse proprio a fuoco gli elementi che queste esperienze hanno portato sul territorio, quegli elementi anche innovativi, quindi un racconto di esperienze. Sì, stiamo parlando quindi di racconti, cioè voi raccoglierete delle testimonianze. Noi abbiamo raccolto delle testimonianze anche attraverso dei video che avessero dentro di sé degli elementi di novità, degli elementi di cambiamento e soprattutto degli elementi di resilienza e di solidarietà in un tempo appunto in cui di questo c'era tanto bisogno. Bene. E quindi Innesti Inattesi... stavamo appunto nel nostro linguaggio ritornava spesso la parole botaniche, c'era il tema dei semi, i semi per il futuro, chissà se queste esperienze metteranno radici. E allora, certo, dentro questa cosa, alla fine, Innesti Inattesi, un po' con anche per mettere un po' in luce anche quegli incroci inediti che sono nati, che bene, non ci si aspettava, che e che però appunto il metterli al centro di una narrazione, dare spazio perché potessero prendere parola, diventava anche un modo per non soltanto, intanto anche per chi racconta un'esperienza che sta vivendo, è sempre un momento anche di ulteriore consapevolezza e anche di presa di coscienza di quanto, certo, del valore culturale anche di quello che si sta facendo, che non è soltanto sociale ma proprio un cambiamento anche di modi e di stili di stare dentro nelle relazioni, nelle partnership sui territori. Sì. E allo stesso tempo appunto anche raccontarle all'esterno, perché magari diventa qualcosa che qualcun altro vuole fare, vuole unirsi, e quindi anche questo desiderio di partecipazione, che poi è un altro elemento che abbiamo colto tanto nel periodo della pandemia, di persone che volevano mettersi a disposizione dei più fragili. Ecco, quindi in questo senso il desiderio proprio di dare parola e anche storie che possano aiutarci a costruire il futuro, certo, perché siano storie che spesso sono in realtà progetti che sono entrati nella rubrica, sono storie che continuano, sono, certo, progetti che hanno un orizzonte futuro, sì. E in questo senso volevo chiedere a Luca, che si occupa di comunicazione, un po' com'è nata l'idea e soprattutto magari entrare più nello specifico, ecco, come state lavorando sulla comunicazione di questo progetto nello specifico. Sì, allora, dunque, l'area della comunicazione di CSV si è trovata, penso per la prima volta, a lavorare in una situazione di emergenza dichiarata. Quindi diciamo che le forze un po' di tutti gli operatori in campo sono state canalizzate sostanzialmente su due ambiti specifici. La prima era quella, che poi se vogliamo è anche quella più...
consonante e vicina a quella che era la nostra missione di centri di servizio appunto per il volontariato, era quella di fornire in maniera tempestiva e più puntuale possibile tutte le informazioni sul quadro normativo che, ricorderete tutti, cambiava praticamente di giorno in giorno. Quindi siete stati anche un po' un supporto di servizio, di comunicazione. In primo luogo un supporto di servizio, perché il quadro normativo era in completa evoluzione, c'erano disposizioni sulla sicurezza che dovevano essere rispettate per ovvi motivi e da noi veicolate. Insomma, noi abbiamo cercato di dare una panoramica completa ad associazioni volontarie ed enti del terzo settore su tutto ciò che si poteva fare, che non si poteva fare e sulle modalità per farlo in sicurezza. Allo stesso tempo il nostro focus era su tutto quello che accadeva nel mondo della solidarietà e quindi abbiamo fatto da cassa di risonanza, in alcuni casi anche da collettori, fra esperienze che nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza, sulle norme sanitarie che erano state pubblicate e diffuse, stavano crescendo sui territori. In alcuni casi si trattava di non semplici traslochi online di attività che di solito vengono effettuate dal vivo, nella pratica, di persona e in luoghi fisici. In altri casi invece abbiamo assistito a quasi una sorta di cantiere in tempo reale che rispondeva a nuovi bisogni nati dalla contingenza, da questa situazione completamente inedita e nuovi patti anche di solidarietà e di collaborazione fra realtà tra loro anche diversissime. Parliamo di associazioni, gruppi informali, organizzazioni che magari tradizionalmente non si sono nemmeno mai incrociate e che però, vista la situazione, iniziavano dei percorsi comuni. Certo, quindi un ruolo decisamente, come dire, strategico e basilare, immagino. Sicuramente delicato e strategico, sì, perché il nostro punto di vista era anche privilegiato, nel senso che avevamo una panoramica quasi completa su tutto quello che stava accadendo, certo. Dico quasi completa perché a un certo punto ci siamo accorti che la risposta dei volontari, la risposta solidale anche di semplici cittadini che non avevano mai fatto volontariato consapevolmente nella loro vita, è stata talmente forte, talmente variegata, che abbiamo pensato di lanciare un hashtag, la gentilezza ti contagia, col quale abbiamo invitato a marcare tutte le iniziative, tutti i post che parlavano appunto che miravano insomma a dare una mano al territorio, alla comunità. Da questa sorta di mappatura molto empirica è nata anche in parte l'idea di innesti inattesi, cioè ci siamo resi conto che alcune esperienze erano talmente particolari, talmente nuove, talmente anche spettacolari da un certo punto di vista, che meritavano di essere raccontate in qualche modo. Abbiamo deciso di raccontarle con un format molto semplice, fatto con strumenti, tra virgolette, molto poveri, nel senso che sono delle video interviste accompagnate da degli articoli. Bene, che però, voglio dire, è una prassi che, come vedete, stiamo utilizzando in tante situazioni e per fortuna che le possiamo utilizzare, quindi bene così. Ed è stata poi le prime due puntate, sono state pubblicate sui nostri siti, il nostro sito è csvlombardia.it, poi a tutte le che volevamo ricordare poi anche alla fine, e anche la pagina Facebook legata a Pavia, che è CSV Pavia, se non sbaglio, sono i due luoghi. Esatto, le abbiamo appena pubblicate, sono le prime due puntate, quindi le prime due storie. Ce ne sono altre nel corso di queste settimane e invitiamo appunto tutti coloro che stanno vedendo questo nostro capitolo di C'è Splendore magari di andarle a vedere. Immagino che siano postate e che restino a disposizione. Sì, assolutamente, rimarranno a disposizione, adesso stanno uscendo due storie a settimana e continueranno per tutta l'estate, quindi per tutti i due mesi di luglio-agosto di sicuro, immagino.
Esatto. Sì. Probabilmente faremo una piccola pausa a ridosso del Ferragosto, ma subito dopo ricominciamo. Subito dopo ricominciamo. Bene, io avevo una curiosità che esula da tutto ciò, ma volevo, curiosità nel senso anche informazione per chi ci segue, io volevo capire, se lo possiamo trattare ovviamente brevemente, ma credo di sì, come si diventa soci CSV. Perché magari qualcuno è interessato a entrare nel mondo del centro di servizio. Posso rispondere? Certo, direi alla Presidente. Guardi, un primo dato che ci ha sempre sorpreso naturalmente in senso positivo. Allora, si pensava che dopo questa fusione di 4 territori ci fosse un po' di allontanamento, diciamo così, da parte, no, delle associazioni territoriali verso questo nuovo CSV Lombardia Sud, che insomma sì. è importante. No? Da un punto di vista dell'estensione, ma anche dei numeri. In realtà abbiamo invece scoperto, e Maria e Luca possono testimoniare, che invece abbiamo avuto numerose richieste di diventare soci. Ora, bisogna distinguere a questo punto due cose. Noi come centro di servizio dobbiamo e diamo le nostre consulenze, insomma mettiamo a disposizione i nostri operatori e le loro competenze per tutti, no? Per tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato, con appunto una grande attenzione all'aspetto del volontariato, perché come lei ben sa la riforma, il codice del terzo settore, nel terzo settore mette dentro tante cose, però noi proprio come compito abbiamo quello di curare quella parte del volontariato che può esserci anche in una cooperativa piuttosto che in un'impresa, eccetera. Altra cosa è diventare soci e, come succede per qualsiasi associazione, perché anche il CSV è un'associazione che gestisce un centro. Un centro. Si deve fare una domanda, bisogna naturalmente prendere visione del nostro statuto e dei nostri regolamenti. In quel momento si entra a far parte della base sociale e si ha quindi diritto sia a candidarsi che a votare le persone che in modo volontario, ecco questo ci tengo a dirlo, noi come parte della governance, come organi sociali, siamo tutti volontari, non percepiamo nessun tipo di emolumento, voglio chiarirlo davvero, certo. Perché voglio ringraziare, mi permetto proprio tutto e tutti anche i consiglieri che in questo particolare momento mi sono stati anche molto vicini e insieme a loro abbiamo preso diverse decisioni. E quindi si entra a far parte della base sociale. Tutta la parte pratica per diventare soci, immagino, si potrà trovare sui canali social, immagino. Certo. Sì, quindi dato il sito, csvlombardia.it, e poi comunque per avere un aggiornamento anche la pagina Facebook di CSV Pavia. Bene, il nostro tempo è tiranno, diceva qualcuno nel passato. Sarebbe interessante proseguire, però dobbiamo chiudere questo breve intervento. Io ringrazio i nostri ospiti, la Presidente Lunghi, Maria Piccio e anche Luca Mucchetti. Se c'è qualcosa da aggiungere, Maria, vogliamo dare un appuntamento per tutta l'estate che continua alla rubrica. Sì, la rubrica Innesti in Attesi prosegue anche in agosto, appunto, magari con una piccola pausa proprio la settimana di Ferragosto, col desiderio di restare un po' anche un appuntamento di lettura e di approfondimento, anche in un momento magari in cui speriamo di poter avere anche un momento di riposo, ecco, quindi, bene. E poi vediamo un po', è un po' una sperimentazione. Cui poi capiremo dopo l'estate se proseguirà, come magari si trasformerà, vedremo. Come la nostra, viaggiamo su binari paralleli, c'è splendore e Innesti in Attesi. Grazie ancora e ringrazio i partecipanti e voi che ci avete seguito. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie.